Presidente Marchesani, mettiamola così. Cohen vuol dire fiducia, gli avete rinnovato la fiducia. Assolutamente sì, Cohen vuol dire bravura, fiducia, vuol dire senso di appartenenza a questa società, ha dimostrato in queste partite di essere quel profilo di allenatore che noi cercavamo, ecco, sin dall'inizio del campionato. Lui è arrivato alla 10ª giornata, però come ha detto pochi minuti fa in conferenza stampa, ha dato subito il là all'attività agonistica dei ragazzi con dei risultati molto importanti, tant'è che su 14 gare ne ha vinte 13 e poi 11 vittorie di fila. Sono veramente vittorie pesanti che nessuno si aspettava al suo arrivo. Risultati importanti, come hai ricordato, compattezza, entusiasmo, però probabilmente in chiave playoff occorre qualcosa a questo Chieti ancora, si parla di un rinforzo o anche forse più di uno che dovrebbe arrivare. Ma sinceramente nel mercato esiste una domanda e un'offerta, chiaramente se manca una delle due componenti sappiamo benissimo che non è possibile concretizzare nulla, però noi ci siamo sul pezzo, confidiamo anche in qualche deroga che possa fare la federazione, noi siamo pronti anche ad affrontare questa ulteriore spesa, soprattutto per il bene della pallacanestro qui a Chieti, e quindi come società noi ci siamo. Adesso c'è la sosta, poi quattro finali credo per voi, insomma dovete tirar fuori il più punti possibili anche da queste quattro partite, no? Per conservare il secondo posto. Sì, hai detto benissimo, ormai l'obiettivo nostro è quello di consolidare la seconda piazza che poi ci proietterebbe in un modo molto molto interessante in fase playoff, e quindi è chiaro che queste quattro partite vanno affrontate chiaramente molto bene, con molta dedizione al lavoro e soprattutto vincerle tutte e quattro affinché a fine regular season ci vedrà appunto collocati al secondo posto. L'ultima, Presidente, quando qualche mese fa avete scelto il nuovo allenatore Piero Cohen, sinceramente vi aspettavate un exploit così importante, fermo restando che il professionista magari già si conosceva? Ah, l'ho detto prima, ci si aspettava qualcosa di importante, però così in questo modo no. In effetti siamo rimasti sorpresi, ma non tanto dopo, ecco, aver valutato la professionalità e il modo di lavorare di Piero Cohen. Quindi grazie anche a questo gli abbiamo rinnovato per 2 anni il contratto.